Allora, buonasera a tutti, siamo felicissimi di essere qui questa sera. Siamo un gruppo di 9 ragazzi, abbiamo condotto questo laboratorio da maggio fino adesso, come diceva prima Paolo. Ci siamo messi in discussione, emozioni, sentimenti, vissuti in questo percorso appunto che porta alla costruzione dell'identità, dell'io. E vedrete appunto proprio rappresentato questo momento che è di un ragazzo che mano a mano arriverà a qualche soluzione forse. E basta, cominciamo. Dopo magari lasciamo spazio dopo ad altre domande. È il momento di dare appunto spazio al superio. Respira profondamente.
Libera la tua mente. Ora un raggio di sole attraverserà il tuo corpo. Ora una luce irradierà la tua essenza. Lo senti il calore del sole? Dillo che non senti niente. Non prenderti in giro. Non prenderti in giro. E concentrati sul tuo io. Il mio io? Il tuo io! Come se tu fossi capace di avere un'identità. Attraverso la meditazione troverai il tuo io. Vedi? Io sono io. Io sono io. E io? I codici, le toghe, i tribunali,
Io in realtà volevo fare il tappatore! Io in realtà volevo fare il tappatore! E sterilizzare aghi, disegnare dragoni e farfalle, e esprimere la mia creatività sulla pelle delle persone! Io sono un tappatore, sono così, disegno tribali la notte e il dì. Lui è un tatuatore ed è così, disegno tribali la notte e il dì. Io sono un tatuatore e son così, disegno tribali la notte e il dì. Lui è un tatuatore ed è così, disegno tribali la notte e il dì. Avete capito adesso? Ma? Mamma? Ma? Questa colpa tua! Sei stato così soffocante, così oppressivo! Io? Oppressivo? Soffocante? Sì, sei stato così soffocante con questa storia di generazioni, gli avvocati, l'hanno avvocato, e se voleva fare il medico come mio padre o mio nonno. Vero tesoro? Colpa della madre, colpa del padre, colpa della mia relazione. Oppressivo? Soffocante? Sì, sei stato così oppressivo, guardalo! Come è insicuro, non sa nemmeno più lui chi è. La mia oppressiva. E tu, che gli compri ancora la tacca? Perché? A te chi te ne mora? Li vedi? Litigano a causa tua. Come quando eri piccolo. Eri tu la causa del loro continuo urlare. Lo so!
basta! Thank you.
persone normali. Due persone normali che si incontrano, si conoscono, ma si innamorano. Lei dice sì, forse più per paura di rimanere da sola che per amore. Lui si appassiona talmente tanto da dimenticare se stesso. Ma in fondo non si era mai conosciuto realmente. Ma finalmente prende una forma, la forma di lei. Sai, amore, ho visto quello splendido vestito sulla rivista Donne e Uomini quando vestirsi sono questioni di buon gusto 2013. Insomma, quella rivista che ti ho lasciato aperto su quella pagina sul tuo letto. Sì, l'avevo proprio notata. Ah, l'hai notata. Sì. Guarda qua cosa si è preso. Oh, amore. Ma cosa ci sarà qua dentro? Una... è proprio questo, amore. Ma come hai fatto a capirlo? Guido, non dovevi. L'ha fatto per il lavoro. Sì, lo so che ti dovevi. Bravo, mi leggi proprio nel pensiero, amore. Oh, grazie alla forchetta, mi era caduta. Così, insomma. Sì, la forchetta mi era caduta. Buonasera, signore. Sì, buonasera. Sì, grazie. Pure. Per noi e scarboni e frutti di mare, grazie. Per sì. Lei? Uguale. Da bere cosa mi porto? Da bere vogliamo dell'acqua liscia a temperatura ambiente, mi raccomando. Lei, signore, vuole consultare la carta di vino? Uguale. Ma cosa
La borghietta, ma cosa fai? Buonasera, signori. Buonasera. Volete ordinare? Sì, dimmi pure. E scarpetto un divinai? Per lei? Uguale. Da bere cosa vi porto? Acqua liscia, temperatura ambiente. Lei vuole consultare la carta di vini? No, noi siamo a Stenza. No, siamo a Stenza. Sono passati 2 anni e sempre la stessa storia. Io puntuale che arrivo all'ora stabilita e lei che si fa attendere. Quando avevo parcheggiato non avevo la parte. Stai disprezzando l'unica ragazza che ti apprezza. E non sbuffare, sai. Sai benissimo che è l'unica capace di sopportarti. Questa è un'offerta, 10 euro. Cos'è uno?
un'offerta. Io non conosco la parola offerta. Diceva mercato. 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 Ma scusa, ma quei pantaloni marroni e postine di velluto tanto belli. Cioè, tu vorresti dire quei pantaloni, pantaloni di tuo nonno sembravano. Ma li odio quei pantaloni lì. Ma sì, forse li avevo presi da mio nonno. Oh, era ottima lana, eh. Ma, amore, ma... Però... Senti, facciamo una cosa. Quel corso di meditazione... Allora, adesso andiamo a casa, ti cambi e andiamo al solito ristorante come da 2 anni a questa parte. No. No. Oh no. No, stasera no. Io amo questo abbigliamento e le escargot mi fanno venire la diarrea. Oh, dimmi cosa è questo linguaggio scurrile. Stasera possiamo andare in un pub e ci prendiamo un hamburger e una birra. Birra? Ma noi siamo astemi, la birra. Ma sei un cazzo, ma che oh, Dio! Questa mattina. Ma perché dici questo, amore? Ma così. Basta, smettila. Non puoi avere un'altra donna. Sei fortunato ad avere questa. Vatti a cambiare e andate al solito posto. Ma che è stanza? Andiamo al solito ristorante. Perché io te lo dico, amore, così a me non piaci proprio. Vi è dato essere se stessi. Tutti devono essere uguali e belli. Eppure io sono bello così, orrendo forse per te, ma bello. Alla fine l'estetica dipende dal momento, da quello che gli altri, tutti uguali come te, considerano bello. Uguali a me. Così magari un giorno scopri che ti piacciono le brutte persone. Oh. E io un giorno ho scoperto che mi piaccio così. E non siete voi che potete definire la mia identità. Voi? Scendete! Scendete! Perché fuori! Con questa distanza, noi siamo noi! Scendete! Scendete, ma con chi? Via! Amore! Ma, amore! Amore, non troverai mai un'altra come me! Capita a tutti prima o poi di trovarsi di fronte a questa scelta. E non è una scelta facile da prendere su 2 piedi. Voglio dire, è una scelta che poi ti cambierà. Qual è quella giusta? Qual è quella che voglio per me? Io la mia ancora non l'ho trovata. Ancora non riesco a scegliere la montatura degli occhiali che vada bene per me e per tutta la vita. E voi?
alle vostre domande, appunto. Se no, dopo le domande andiamo a fare un piccolo, cioè un piccolo rinfresco appunto per l'associazione Praxis, proprio per farci gli auguri di Natale. Io intanto chiamo qui con me Roberta, che è stata... Brava. È lei l'esperta, poi mano a mano anch'io sono entrata in questa dinamica del teatro sociale. È stato un percorso bellissimo, molto formativo anche a livello umano, uno perché sicuramente abbiamo acquisito anche conoscenze di noi stessi che prima non eravamo proprio consapevoli. Li abbiamo messi in scena, li abbiamo elaborate, e poi formativo anche perché questi stagni di ragazzi ci hanno fatto compagnia e sono stati davvero una compagnia molto intensa e importante per noi. Infatti un po' ci dispiace pure che finisca questo primo percorso. E niente, qualche parola anche a te. No, ci possiamo accomodare? No. Allora, se ci sono domande, qualcosa, ovviamente come avrete visto in questo percorso di questo giovane, appunto Paolo, ci sono tante situazioni di vita con cui lui entra in contatto, una famiglia che gli fa delle richieste, lui che cerca la propria identità spesso in quelle che sono alcuni condizionamenti della società complessa, come per esempio appunto la società virtuale, appunto Facebook, come abbiamo messo in scena, oppure ci sono altri condizionamenti che possono essere quelli della meditazione, cioè ricercare l'identità e il proprio sé meditando. E poi ovviamente questo personaggio con molta difficoltà riesce a trovare una relazione d'amore, ma questa relazione d'amore è molto simbiotica, proprio perché fa fatica a trovare se stesso e a definire quello che lui vuole. Mano a mano, e nel frattempo, c'è un personaggio che è usato da Simona, che ogni volta entra in scena, che un po' martorizza questo personaggio, che è il super io, ecco perché si chiama super io. Perché questo personaggio fa questo percorso verso l'io, verso la definizione di un io più concreto. Dall'altra parte però appunto c'è questo super io che ogni volta lo ferma, lo blocca. E quindi finisce in questa relazione, ma proprio grazie a questa serie di esperienze che fa, alla fine riesce a dire, non è proprio importantissimo che io sappia perfettamente chi sono io, l'importante è che sto a rispondere a chi sono con il mio nome e cognome, e poi mano a mano mi definirò vivendo esperienze di vita. E, questo. Se ci sono domande, noi siamo... Sì. Com'è stato unire il personaggio al ruolo? Niente. La scelta di questa unione? Allora, la scelta del personaggio al ruolo. È stata... Anche questa è avvenuta appunto in itinere. Che vuol dire questo? Che mano a mano che... aiuti anche tu un po'. Mano a mano che mettevamo in scena delle storie che riguardano i nostri vissuti, avveniva questa costruzione del personaggio, questo personaggio così comunque complesso, e infatti anche perché comunque rappresenta un po' quello che sono il giovane di oggi, che con tutti i condizionamenti riesce a fatica a trovare una propria identità, una propria strada da percorrere. Poi se hai qualcosa da aggiungere su questo personaggio? No, nel senso che molte parti del personaggio sono effettivamente domande che tutti si pongono prima o poi nella vita. È stato bello che è stato costruito insieme, è stato uno sforzo di tutti, una sorta di patchwork fatto insieme. Qui gli attori si sono riconosciuti nel ruolo che gli veniva o che hanno scelto loro di perseguire.
Durante il laboratorio abbiamo cercato di fare delle improvvisazioni dove i ragazzi hanno messo in scena delle loro storie di vita, delle esperienze. Noi abbiamo dato degli spunti, quindi è stata una scrittura scenica, cioè un trascrivere quelle improvvisazioni che sono emerse durante questi incontri, quelle improvvisazioni che hanno ripreso degli studi di ogni ragazzo, le richieste magari che hanno sentito venire dalla società, il fatto che un ragazzo doveva per forza assumere un ruolo determinato alla laurea, ma che comunque si è dato anche abilità, come il tatuatore, la scelta del tatuatore, anche perché al giorno d'oggi non è che si può terminare uno studio e dire ah, oggi sarò un avvocato, ci sono altre possibilità per cui un ragazzo deve adattarsi a le diverse occasioni che vengono date, insomma, nella realtà. Ovviamente alcuni personaggi sono stati molto estremizzati, c'è stata anche un po' la fatica, per esempio appunto Simona ha faticato molto ad essere questo personaggio così autoritario che in ogni momento interveniva e annullava la scelta dell'altro. Altri personaggi, perché ovviamente come abbiamo cercato un po' di estremizzarli, hanno fatto fatica completamente a entrarci completamente, anche se sono storie di vita che quotidianamente o le viviamo noi stessi oppure le viviamo perché qualcuno, qualche nostro amico che ce le racconta, non so, i miei genitori vogliono che io faccio questo, quindi qualcuno ce lo racconta, c'è stata la fatica a calarsi nel personaggio, ma poi dopo è venuto da sé mano a mano, ogni volta la bellezza appunto del teatro sociale è questo, è il darsi supporto a vicenda, aiutarsi insieme a fare questo, quindi mano a mano ogni personaggio ci aiutavamo a vicenda. Se ci vediamo, non so, ci sono altre domande? Ci possiamo avvicinare? Io volevo ringraziare a nome degli attori, dei maestri.